Quindi si deve investire in queste realtà e bisogna tornare ad essere vicini a chi abita questa realtà. Per quanto riguarda, e per questo noi all'interno di questa commissione vogliamo portare quello che è il nostro progetto, il progetto appunto di una continuità tra centro e periferia, il nostro progetto di città vivibile, di città sicura, di città in cui la scuola sia un punto di riferimento per l'integrazione. Ecco, questa è la prospettiva con cui noi ci siamo accostati a questa proposta. Chiudo il mio intervento ricordando che stiamo istituendo una commissione d'inchiesta, l'ennesima commissione d'inchiesta, e voglio sottolineare come una commissione d'inchiesta, quella appunto sui fatti del 2011 che portarono alla caduta del governo Berlusconi, già c'è ancora dimenticata in questo Parlamento e forse sarebbe il momento di affrontare anche questo tema. Grazie onorevole Centemero. È scritta a parlare la deputata Mannino, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho sentito parlare durante le prime dichiarazioni di voto di quest'Aula di modelli urbanistici insediativi che sarebbero responsabili del degrado delle periferie. Mi piace però ricordare al collega Rampelli che già nel periodo fascista si aveva un modello insediativo che prevedeva appunto quello di utilizzare aree inutilizzate e deserte e insediare lì piccoli centri abitativi fatti certamente non da residenze come facciamo oggi, ma dalla chiesa, la casa del fascio, l'ambulatorio, il consorzio agrario, eccetera, organizzati intorno ad una piazza e un asse viario. Oggi la situazione è decisamente diversa. Le periferie sono talvolta state generate da riallocazioni di abitanti dei centri storici che sono stati devastati dai bombardamenti, che in teoria ci avrebbero liberati, e più recentemente da speculazioni edilizie e interessi a costruire abitazioni e centri commerciali che non nascono certamente dal fabbisogno della cittadinanza e che sono spesso totalmente assenti di servizi essenziali. Credo che oggi non ci ritroveremmo a dover costituire l'ennesima commissione d'inchiesta se la classe politica di questo paese si fosse limitata ad applicare a tutti i livelli gli articoli 3 e 9 della Costituzione, a partire dai piani regolatori comunali, a continuare ai piani di coordinamento provinciali, per continuare con i piani paesaggistici regionali, totalmente assenti. Come detto nella discussione generale, quello che manca nelle periferie, e non tutte ovviamente, ma quelle che presentano criticità sociologiche, culturali e di legalità, è il non controllo del territorio. Ma per controllo del territorio non intendo un controllo militare e poliziesco, ma intendo e mi riferisco ai livelli essenziali di politiche pubbliche, nella convinzione che laddove lo Stato non c'è, c'è degrado, e dove lo Stato invece c'è, non c'è appunto dispersione scolastica e tutti i problemi culturali e sociologici che questo comporta. Mandando alla commissione d'inchiesta, come detto in discussione generale, crediamo che una commissione della durata limitata di un anno e con così tanti intenti rischia di concludersi con l'ennesimo nulla di fatto, forse con un po' di propaganda da parte di qualcuno, o forse serve, e ce lo auguriamo, ad attuare quel famoso regolamento edilizio unico tanto sbandierato 21 mesi fa con lo sblocca Italia. Allora ci auguriamo che questa commissione possa servire da indirizzo ad un governo che invece di destinare con le ultime due leggi di stabilità quasi 700 milioni di euro senza avere una visione d'insieme su come utilizzarli e con che metodo, si voglia intervenire realmente sui problemi delle periferie mettendo in atto politiche comuni di aggregazione. Inoltre questa commissione avrà anche un costo di 50.000 euro e allora per non sprecare questi soldi sarebbe opportuno avere una missione certa. Sinceramente dal testo uscito fuori dalla commissione e dall'Aula abbiamo seri dubbi che questo avvenga. Tutte le commissioni ci hanno voluto mettere lo zampino, continuando a dilatare i confini di questo lavoro, lo ripeto, annuale. Si è inserito l'intervento sulle scuole, ma senza sovrapporsi con la loro autonomia. Si è parlato delle zone franche urbane e delle associazioni Onlus, che sono già più che tutelate e salvaguardate anche dal punto di vista delle fiscalità. Ci si è ostinati a porre questioni di carattere razziale e religioso, spesso accompagnate
da problemi di ordine e quindi dall'esigenza di intervenire con le forze dell'ordine, ma senza avere a livello nazionale una politica che si sia dimostrata capace di gestire sia l'immigrazione, sia l'integrazione sociale, sia la guerra tra poveri che si sta creando laddove i centri di accoglienza falliscono. E lo ricordo, anche su quello abbiamo un'altra commissione d'inchiesta. Proprio per questo motivo e nonostante appunto l'approvazione dei nostri emendamenti avvenuti in commissione, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie. Scritto a parlare il deputato Morassut. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul tema in discussione, se ben utilizzata, può segnare il ritorno ad una tradizione di lavoro parlamentare antica e anche di valore. Va ricordato, per esempio, l'importanza che ebbe alla fine dell'Ottocento la commissione d'inchiesta sullo stato delle campagne italiane e sulle condizioni dell'agricoltura, presieduta allora da un grande statista come Stefano Jacini, i cui risultati costituiscono oggi ancora una fonte importante per ricostruire la genesi della questione meridionale e delle stesse forme dell'immigrazione.